Benvenuti alla Tari di Cuore! No, ancora questo programma! Oggi abbiamo un ospite al quale tengo particolarmente. Lui si chiama Maurilio, ha 25 anni ed è una persona molto sensibile. Ma che ce ne importa? Ama il rafting, il bungee jumping, però, lo shopping, il piercing e il Calvin climbing. Cos'è il Calvin climbing? Insomma, un tipo fisicatissimo! Perché dobbiamo sottoporci a questa tortura? Ma soprattutto è un campione di snorkeling. Allora, Mauri, vogliamo spiegare agli amici a casa che cos'è lo snorkeling? Ma Tana per Gaspari chiedo la maschera, ma Gaspari ma non ha l'età per andare a fare di cuore. Ma venga lì, ma anche lei Panicucci, ma non ha riconosciuto Gaspari, ma come, dove vive? Non ti intromettere, non ti conviene. Ma scusi, ma non ne sono bastati i minuti che ha accumulato da noi, Gaspari, ma venga via. Ma chi è sta voce, eh? Ma chi è? Mi disturba pure, voglio dire, mi chiama pure Gaspari, mi storpia il nome. A me mi chiamavano Gaspaccio quando facevo l'animatore a Ibiza, ma è una coincidenza. A Ibiza, infatti stavo per dirlo io, perché dovete sapere, amici a casa, che il nostro Mauri ha vissuto a Ibiza. Insomma, deve essere un tipo molto caliente, no? Ma Mauri, per quanti anni hai vissuto a Ibiza? Due anni, tradotto per gli amici a casa. Guardi che si sta inventando tutto, una pagliacciata. Ma dove li prende gli ospiti? Che fa? Apre la porta e via, che c'è? Guarda che qui gli ospiti sono tutti veri. Scusate, insomma, scusate regia, mi togliete questo ritorno audio? No, io non sono io che sento un ritorno audio. Dunque, il Mauri, tu sei qui perché vieni da una storia un po' tesa, no? Una roba tosta che ti ha mandato completamente fuori di melone. Beh, sì, praticamente niente, io avevo fatto un voto personale, no? Per me, entro il 13 maggio praticamente dovevo portare questa ragazza, no? Ah, finalmente una ragazza. Allora parlaci di questa ragazza. Come si chiama? Non posso dire il nome intero, posso dire solo le iniziali AN. Praticamente niente, dovevo portare AN in vacanza al polo. Polo romantico, no? Sì, molto. Infatti praticamente questo voto per AN al polo 13 maggio. Però purtroppo questa storia è andata a finire male, no? Peccato. Ma che peccato, a parte il 13 maggio deve ancora venire, poi che fai? Parti sfiga. Ho ripreso Fassino! Fassino! T'ho ripreso! Insomma, in compenso ha ripreso Fassino, romantico, no? Ma che storia è? Ma che Senti, romantico! Fai pure te così, batte la stecca! Ah, simpatico questo gesto, non è vero amici a casa? Lo facciamo diventare la moda dell'estate? Sì, dai, come si fa? Non mi riesce! Anche il gesto le riesce! Guarda, è molto facile, praticamente tieni i duri questi due e moscio questo. E fai così, Ma come moscio? Amici a casa! Ma questi sono duri, che mondo però. È? Ma questo è semuscio, non zona, scusa. Vabbè, ma senti, Mauri, tiriamo fuori il cartello, vediamo se questa storia continua oppure finisce. Ma che finisce? La storia continua, almeno 5 anni. Ma io che devo fare? Ma oramai è impossibile.